Benvenuti a questo nuovo incontro di analisi dei dati per il marketing. Ieri abbiamo visto la distribuzione normale, abbiamo visto come calcolare la densità della variabile casuale normale, come calcolare la funzione di ripartizione, vedete l'input, la coordinata x, come calcolare un quantile, l'input e la probabilità, o come generare numeri casuali dalla distribuzione normale. Generare numeri casuali, l'input gli devo dire quale mu e quale sigma. D'accordo? Similmente, per qualsiasi altra distribuzione sussistono le regole che seguono. Il nome della distribuzione con il suffisso PDF mi trova la densità. Il nome della distribuzione con il suffisso CDF mi trova la funzione di ripartizione. Il nome della distribuzione alla fine con INV mi trova i quantili. Nome della distribuzione con alla fine il suffisso RND mi trova i numeri casuali. Ad esempio, con la distribuzione chi quadrato, qua basta che cambi il suffisso norm con il suffisso chi 2. Perciò una volta capita la logica, siete pronti a generare, calcolare, generare numeri casuali, calcolare i quantili, calcolare la densità, la ripartizione di qualsiasi distribuzione. Sempre distribuzione normale. Adesso andremo a vedere la distribuzione chi quadrato. Un'altra distribuzione cosiddetta benchmark è la distribuzione uniforme. Ogni valore ha esattamente la stessa probabilità. Vedete, la densità è costante. All'interno, qua, ogni segmento della stessa ampiezza ha la stessa probabilità. Contrario della distribuzione normale standardizzata, i valori vicini a zero avevano una probabilità molto maggiori dei valori distanti da zero. Allora, qua l'altezza, la lunghezza della base è B-A. Questa è una densità. Se la lunghezza della base è B-A e l'altezza è costante, la coordinata dell'altezza deve essere 1 diviso B-A. Perciò la densità è un rettangolo. B-A per 1 fratto B-A e mi dà 1. L'area è 1. E in questo caso non ho neanche bisogno di scomodare MATLAB per calcolare un determinato intervallino. In questo caso tutto è esplicito, questo integrale me lo posso calcolare, perciò questo integrale, cioè la funzione di ripartizione x-a fratto b-a, cioè quando x è uguale a, questo è 0. Aumenta in maniera lineare, infatti l'integrale della costante è x, la derivata di x è la costante, d'accordo? E quando x è pari a b, e qua mi viene che il valore della funzione di ripartizione è 1. Se queste cose le volete vedere con dist tool, buongiorno, vedete, funzione di densità, andiamo a vedere funzione di densità che è uniforme, uniforme. Uniforme, ci mettiamo magari meno 2, vedete, definita nell'intervallo 0,1 qua un'altezza 1. Se vediamo un po', se questo massimo qua io lo aumento e lo faccio diventare, vedete, questo valore massimo lo faccio diventare 1,5, 1,5, densità definita tra 0 e 1,5, l'ampiezza di questo segmento è 3 mezzi, e quest'altezza cosa dovrà essere? Se è 3 mezzi dovrà essere 2 terzi, tant'è vero che lo vedete, che l'altezza della densità è 0,66667, 2 terzi. Benissimo. Allora, in questo file uniforme.m si chiede di generare i dati in un determinato intervallo AB, in un determinato intervallo AB, che in questo caso l'intervallo AB è fissato in 3,8. Allora, per esempio, qua c'è un esercizietto. Come fai a trovare i numeri che sono compresi tra, come fai a trovare la probabilità di ottenere valore
compreso tra 5 e 6. Diamolo un po' questo. Ecco, l'obiettivo. Allora, come fai a calcolare questa probabilità? Allora, se volete, integrale, ma non c'è neanche bisogno di integrale. Questo è semplicemente questa base 1 per questa altezza che è 0,2. Va bene. 2 decimi, un quinto. Qua non c'è neanche bisogno di scomodare niente. Comunque, in ogni caso, la probabilità di x compresa tra 5 e 6, allora la guardiamo, un if cdf 6, la probabilità di ottenere un valore minore o uguale a 6, meno la probabilità di ottenere un valore minore o uguale a 5. Capito? Prima facevo norm cdf meno norm cdf, trovare la probabilità in un determinato intervallo. E qua faccio un if cdf di 6 meno un if cdf di 5 e gli altri due sono i parametri A e B. Bene, questo qua non c'è neanche bisogno che mi viene 2 decimi, che mi viene un quinto, come si diceva, non c'è neanche bisogno di scomodare MATLAB in questo caso. Ok, allora, poi vediamo i quantili. Vedete, prima era norm inv, adesso un if inv. Quantili, per esempio 0,8 oppure 0,9. Un if inv dei quantili definiti nella funzione di densità definita nell'intervallo AB. Questo qua, niente, niente di strano. Invece, insomma, invece di mettere norm inv, qua ci metto un if inv. Nella t quadrato ci metto t2 inv, nella t di student ci metto t inv. Molto molto semplice. Allora, adesso vediamo di generare come si fa a generare numeri casuali con distribuzione uniforme dove la densità è costante nell'intervallo 3,8. Allora, la funzione randn mi genera numeri dalla normale standardizzata. Perciò randn 1000,1 x. E ci facciamo il nostro istogramma e lo vediamo subito. 1000 numeri dalla normale standardizzata. Chiudo tutto, close all e lo vediamo. Eccolo qua, 1000 numeri dalla normale standardizzata. Invece rand mi genera 1000 numeri dalla distribuzione uniforme definita nell'intervallo 0,1. Cioè, randn dalla distribuzione normale standardizzata. Rand dalla distribuzione uniforme. Bene, dalla distribuzione uniforme, 1000 numeri dalla distribuzione uniforme vuol dire che l'intervallo 0,0,1 ha la stessa probabilità di saltare fuori dell'intervallo 0,1,0,2. Cerchiamo invece di 1000, adesso ne generiamo 100.000. Ne generiamo 100.000, allora vedete che tutte le altezze sono più o meno tutte uguali. Ogni intervallino, ogni classe ha la stessa probabilità di saltare fuori. Il nostro obiettivo adesso non è generare dalla uniforme nell'intervallo 0,1. Ma il nostro obiettivo è generare dalla uniforme nell'intervallo 3,8. Capito? Invece nell'intervallo 0,1 dobbiamo generare numeri che hanno tutti la stessa probabilità, ma definiti nel dominio 3,8. Allora, se ho dei numeri che sono distribuiti in maniera uniforme nell'intervallo 0,1. Come faccio a passare a numeri che sono distribuiti in maniera uniforme nell'intervallo 5,8? Abbiamo detto, questo rand, numeri distribuiti nell'intervallo 0,1. Io voglio fare la stessa cosa, ma qua l'intervallo invece di essere 0,1 deve essere 5,8. Queste x sono tutti questi numeri, tutti da 0 a 1. 100.000 numeri da 0 a 1. Ci faccio l'istogramma e vedo, va bene, che ogni classe ha la stessa altezza, ma sono definite da 0 a 1. Se i numeri
tra 0 e 1 io li moltiplico per 3, i numeri mi vanno tra 0 e 3, siete d'accordo? Certo. Se questi numeri che vanno tra 0 a 3, io ci aggiungo 5, i numeri che vanno da 0 a 3, aggiungo 5, i numeri vanno tra 5 e 8. Semplice. Capito? Perciò, fare questo giochetto qua, adesso lo evidenzio bene, fare questo giochetto, cioè generare i numeri in 0,1, moltiplicarli per AB. In questo caso il moltiplico per 3, perché l'intervallo è 5, 8 e perciò moltiplico per 3. I numeri da 0 e 1 e moltiplico per 3 vanno tra 0 e 3. Ci aggiungo l'estremo inferiore a, ci aggiungo 5, i numeri mi vanno tra 5 e 8. I numeri mi vanno tra 0 e 1. Dopo questa operazione mi vanno tra B meno A, mi vanno tra 0 e B meno A. Numeri tra 0 e B meno A, ci aggiungo A, mi vanno tra A e B. È chiaro. Allora, fare questo giochettino, oppure chiamare direttamente la funzione unifrnd, dove gli do direttamente quale A e quale B, è esattamente la stessa identica cosa. Perciò questo x e questo x con 1 sono esattamente la stessa identica cosa. Ok? Evaluate select, prendiamo anche il seed x, x con 1, evaluate. Perciò li metto a fianco, questo x e x con 1, questo x e x con 1 sono esattamente tutti la stessa identica cosa. Poi, se non vi fidate, ci mettete anche format long e x con 1, eccoli qua, sono esattamente la stessa identica cosa. Oppure lo guardate con assert, che la differenza sia minore di 1 elevato a meno 15. Magari anche in questo caso funziona anche is equal x con is con 1? No, vedete, assolutamente non sono uguali. Vedete, is equal non sono esattamente uguali identici, però la differenza è un numero piccolissimo, un numero negligible. Bene. Ok, poi dopo ci faccio il mio istogramma, allora faccio girare tutta questa section, vedete i numeri che vanno da 3 a 8, distribuiti in maniera uniforme. Benissimo. Questa, perciò, distribuzione uniforme, anche lì è la distribuzione uniforme discreta, invece è il tipico lancio del dado. Ogni realizzazione ha la stessa probabilità. Questa qua è la generalizzazione continua del discreto. Poi, la variabile casuale chi quadrato. Vi ricordate da statistica che dipende da un determinato parametro. Adesso noi, nei prossimi 10 minuti, magari lo facciamo da zero, andiamo a creare. Andiamo a vedere come cambia la densità al variare di questo parametro che si chiama i gradi di libertà. Poi nel testo avete anche il valore esatto della densità. Poi questo, la densità la chi quadrato assume valori tra 0 e più infinito. L'uniforme andava tra A e B, la distribuzione normale tra meno infinito e più infinito. La variabile casuale chi quadrato assume valori tra 0 e più infinito. Benissimo. Come si fa a generare i numeri dalla chi quadrato? Generare i numeri dalla chi quadrato è chi2rnd. Generiamo i numeri dalla chi quadrato. Chi2rnd. Rnd. Andiamo, va bene, la prima volta uno. Va a vedere l'help, numeri dalla chi quadrato, chi-square random numbers. Ok, quant'è questo parametro mu che è i gradi di libertà? Per esempio facciamo 5 e quanti ne vuoi? Ne voglio 10 per 2, una matrice 10 per 2. Torniamo al nostro formato, format default 10 per 2. Ok, ogni volta, mi vengono, saltano fuori diversi. Allora, invece di 10 per 2, ne prendiamo
10.000 per 1 e li mettiamo in questo vettore x e facciamo l'istogramma di x. 10.000 numeri dalla distribuzione chi quadrato. Ok? 10.000 numeri dalla distribuzione chi quadrato e ci facciamo l'istogramma. Oh, vedete che distribuzione asimmetrica, lo vedete? 10.000 numeri dalla chi quadrato con 5 gradi di libertà. Vedete che la coda di destra della distribuzione è molto più lunga della coda di sinistra. Vedete qua che la media sarà maggiore della mediana. La mediana è quel valore che suddivide l'area in due frazioni di uguale numerosità. E la moda sarà qua, il valore modale. Allora, il valore atteso della variabile casuale chi quadrato che ha nu gradi di libertà. Potete chiamarla anche V, però sarebbe nu. Anch'io ho sempre fatto lo scientifico e ho avuto sempre questo gap di non aver mai fatto in vita mia il greco e lo rimpiango. Vedete, il valore atteso di una variabile casuale chi quadrato con nu gradi di libertà è nu. Questo significa che se io genero 10.000 numeri dalla distribuzione chi quadrato con 5 gradi di libertà, quando io vado a fare la media di questi 10.000 numeri, che valore mi attendo all'incirca? E certamente mi attendo un valore più vicino a 5, capito? Allora, adesso lo facciamo già così, così mi fa ogni volta l'istogramma e mi fa anche la media, va bene? Volta lo cambiamo attorno, dai, attorno a 5, a volte un po' più piccolo, a volte no. Con questo computer ho il tasto invio che è proprio stretto stretto e devo beccarlo esattamente. Vedete 498, 497, 503, benissimo. E adesso invece ci facciamo la var di x, ok? La varianza di x. La varianza, vedete che all'incirca 10. Var di x. Tant'è vero che qua mi dice che la varianza è pari a 2 per nu. Perciò 5 gradi di libertà, i numeri avranno approssimativamente una varianza pari a 10 se sono generati da una chi quadrato con 5 gradi di libertà. Dunque, adesso invece andiamo a vedere 5 gradi di libertà, invece ci mettiamo 50 gradi di libertà. 50 gradi di libertà, perciò la varianza sarà vicino a 100 e andiamo a vedere com'è fatta questa densità. Vedete, 50, vedete come si avvicina alla distribuzione normale? Sì, è vero, se lo notate attentamente, notate che la coda di destra è un po' più lunga della coda di sinistra, eh? O meglio, se andiamo a fare invece dell'istogramma, andiamo a fare il box plot, gli outliers nella coda di destra sono sicuramente molto maggiori, anzi non ci sono gli outlier nella coda di sinistra. Capito? Ripetiamo, invece di fare il box plot facciamo il grafico istogramma, però vedete, notate che questa coda di destra è più lunga della coda di sinistra. Se andate a fare il box plot infatti lo vedete che avete gli outliers nella coda di destra della distribuzione, gli outliers superiori. Allora, chi quadrato invece di 50 gradi di libertà ci mettiamo 5.000. Ci mettiamo 5.000 e vedete che la distribuzione adesso è abbastanza simmetrica. Vedete che gli outliers sono sopra e sotto con 5.000 gradi di libertà. Insomma, asintoticamente questa distribuzione tende alla normale. Adesso invece vediamo con solamente 2 gradi di libertà. 2 gradi di libertà. Eccolo qua, vedete, fortemente asimmetrica, vedete come gli outliers sono tutti nella coda di destra della distribuzione. Invece di box plot andiamo a fare histogram.
Instagram. Ecco, guardate come è con due gradi di libertà, come completamente asimmetrica. Bene, invece di andare a generare il campione, invece di andare a generare numeri casuali, adesso quello che voglio fare invece voglio andare a plottare la densità esatta. Capito? La densità esatta al variare dei gradi di libertà. Allora, c'è tutto nel file chi quadrato, però adesso invece facciamo tutto in diretta. Capito? Facciamo tutto in diretta e in diretta andiamo a creare un grafico di questo tipo. E poi voi mi dite se volete qualsiasi variazione sul tema, qualsiasi cosa che ci volete inserire nel grafico e noi lo facciamo tutto in diretta. Certamente. Allora, new, questo qua lo salvo, lo salvo sempre con molta fantasia, con il nome Pippo, va bene. Allora, qua ci metto. Allora, ci metto la sequenza X che va da 0, 0.1 fino a arrivare a questo che lo chiamo upper bound. Upper bound e upper bound gli scrivo uguale 30. Ok, da 0 fino a 1 fino a upper bound. Poi K2 PDF, K2 PDF, la coordinata X. Quanti gradi di libertà? Questo lo mettiamo magari nu, poi allora nu lo andiamo a definire, nu per esempio uguale a 5, e questa qua sarà la nostra densità. Allora, invece di farlo con plot x dense, che mi fa la densità, e ci metto il titolo, title, densità. Densità K2 con, qua ci devo mettere i gradi di libertà, num to str nu lo trasformo in stringa, e densità K quadrato con, questo qua, questo con num di str nu, e poi ci metto GDL gradi di libertà, e questa qua me la vado a chiudere. Bene. Vediamo un po', densità chi 2, qua ci manca, ecco, cioè, il MATLAB è impossibile, poi se hai sbagliato qualcosa di chiusura, poi lui te lo segnala immediatamente. Bene, questo qua mi fa la densità. Run. E questa qua è la mia densità. Densità chi quadrato con 5 dfl. Vedete che 5 dfl è attaccato, allora qua ci metto lo spazio. Certo. Run. E questa qua è la mia densità. Densità chi quadrato con 5 dfl. Bene. Poi, questo, perciò se questo nu qua ci metto invece ci metto 15 e lui fa il run e lui mi fa la densità con 15 dfl. Bene, adesso invece, allora, innanzitutto comincio a fare una cosa da fighetto. Qua ci metto comet invece di plot. Capito? Allora, comet cosa mi fa? Mi fa l'animazione. So se l'avete visto, lo rifacciamo, Dai, no, adesso siamo stati troppo lenti. Un attimino. Allora, andiamo a vedere questa animazione. La vedete l'animazione con Comet? Dai, guardate un attimo, 2 secondi, l'animazione di Comet. L'avete vista tutti l'animazione? Bene, invece di plot ci metto Comet, il grafico a cometa, per fare un po' più fighetto, Ma è esattamente tutto uguale identico. Pure, dai, se no ci mettiamo il nostro plot. Benissimo. Adesso, invece di fare un grafico solo, qua ne dobbiamo fare 20 di grafici, capito? Ognuno per ogni valore del parametro che stabilisce il grado di libertà, capito? Perciò,
Subplot 4,5, ci sono 4 righe e 5 colonne. Lo mettiamo in corrispondenza del pannello J, e J che varia da 1 a 20. Lo mettiamo in corrispondenza del pannello J. E qua, invece di nu, cosa ci vado a scrivere? Quando io faccio il mio for per J che varia da 1 a 20. End. Ctrl A, Ctrl I, così me l'ho formato per bene. Qua, invece, quando faccio la densità della chi quadrato con quanti gradi di libertà? Cosa ci devo mettere qua al posto di nu? Come 15? Qua lo deve fare. Questo pannello lo deve fare per un grado di libertà, questo per due gradi di libertà, questo per tre gradi di libertà. Cosa ci devo mettere qua? Cioè, il primo pannello in alto lo deve fare per un grado di... certo, è ovvio che ci devo mettere J. J varia da 1 a 20, è quello che varia, eh? Chi quadrato con J gradi di libertà. Ma certamente densità con J gradi di libertà. Certo, ma avete visto com'è semplice? Oh, invece di mettere una cosa fissa, questo nu, adesso me lo posso pure cancellare, perché prima era fisso, eh? D'accordo. Run. Eccolo. Oh, 3 righe di codice, eh? 3 righe di codice, lo vedete? Poi, se invece di J qua ci volete mettere nu, guardate questo, nu, guarda, questo J, guardate questo che è importantissimo. Aspettate adesso, riguardatevi un attimo. Questo J, io lo voglio, rinominate J come definito, qua definito in 4 punti, eh? J adesso lo voglio rinominare con nu. Qua mi dice, guarda, questo l'ha rinominato. Ma ci sono altre 3 istanze nel programma. Li vuole nominare anche tutte le altre? Certo, Shift invio, Shift più Enter, vedete? E ho tutto rinominato come nu. Avete visto che figata anche questo, eh? E tutto questa volta, tutto quello che era J adesso diventa nu. Guardate, ne seleziono una e seleziona tutti. Se io qua mi sbaglio e mi sbaglio nu G, vedete, quando seleziono nu, vedete, questo nu G non viene più selezionato. Okay, se nu, ecco, nu, vedete che automaticamente c'è l'highlighting di tutto. Vedete la moderna programmazione. È impossibile sbagliarsi con queste nuove diavolerie. Eh? Una volta, se non c'erano colori, non c'era niente, diventavi matto. Adesso è impossibile. È impossibile che il programma non funzioni, eh? Run. Ed eccolo. Cioè, riesco a fare con 3 righe, non solo. Allora, invece adesso facciamo questo, lo andiamo a togliere e ci mettiamo X dense, questo qua ci mettiamo nu. Allora, questo qua ci mettiamo nu è uguale a 5. Adesso io creo un programma dove a questo nu io ci metto una barra di progresso, eh. Andiamo a vedere. Questo io me lo salvo in MLX. Edito, save as. E questo qua, Pippo in formato MLX. Ok. Adesso bene. È diventato il mio MLX. È diventato il mio MLX. Questo nu pari a 5. Adesso gli dico control. Cosa volete inserire? Numeric slider o numeric spinner? Facciamo lo spinner, dai, da 5. Allora, configure control, destro, configure control, e qua ci scrivi label, inserisci gradi di libertà, inserisci, inserisci i gradi di libertà, ok, valore minimo. Valore minimo è 1, magari il massimo è 30 e lo step è 1, sì. Ok,
Allora, sempre configure control, ok, valore minimo, valore massimo. Lasciatemi un attimo che ingrandisco la finestra, CTRL SHIFT M, configure control, step, fare 10, va bene. Allora, bene, a questo punto che ho scritto questo programmino faccio hide code, perché Pivelli non devono vedere il codice, i pivelli devono vedere solamente questo. Capito? Allora, e poi dove lo inserisco il mio output? Il mio output me lo inserisco sotto, eccolo qua. Allora, vedete che ho scritto questo bel programmino che al variare dei gradi di libertà, vedete, questa qua tu selezioni, vedete come all'aumentare dei gradi di libertà diventa sempre più vicino alla distribuzione normale. E questo diminuisco. Ecco. Poi qua c'è anche il problema magari di 30. Torniamo alla visualizzazione output, lo mettiamo output in line, sì, e questo upper bound. Anche questo upper bound ci posso mettere anche questa una slider. Upper bound 30, allora controlla, anche questo diventa una slider, numeric slider. Numeric slider che mi va da 30 fino a 100 con step di 10. E questa qua, quella label, inserisci il massimo sull'asse X. Sull'asse X. Ok? Perciò, hide code. Bene, tre clic, scritto il programmino, scritto alla graphical user interface. Allora, questo va 10, 11 e questo 30. Questo 30, no, questo 30, ecco, vedi diventare 40, 50, vedete come cambia, eh? Cioè, oh, uno pensa che inserire questi controllini sia una cosa altamente difficile, eh? Ci vogliono 2 secondi. Ed è un peccato non saperle certe cose, eh? Capito? Comunque, la fine della lezione. Comunque, c'è scritto tutto nel libro. Chi qualcosa non vi torna alla fine della lezione, lo vediamo. C'è la registrazione su YouTube. Insomma, avete 1000 modi possibili per riuscire ad ottenere quello che ho appena fatto. Un attimo. Ok, adesso generalizziamo la distribuzione normale univariata alla distribuzione normale bivariata. Normale bivariata, se due variabili casuali sono normali indipendenti, la loro densità congiunta è il prodotto di queste due densità, fx e fy, cioè il prodotto di queste due. Qua c'è 1, qua ci sarà sigma. Sigma, in realtà, quando io faccio il prodotto di due variabili casuali, ci sarà sigma di x, m di mi di x, e poi ci sarà mi di y e sigma di y. Se ce n'è solo una, metto mi e sigma. Se ce ne sono due, devo distinguere qual è il sigma di x, qual è il sigma di y. Certo, se ce ne sono due. Allora, questa è l'espressione della distribuzione, vedete, normale bivariata. Vedete, questo qua c'è la radice di 2π greco, ho fatto il prodotto, la radice quadrata mi diventa 1 su 2π greco. Vedete che si distingue tra mi di x sigma di x, mi di y sigma di y. Questa è definita nel piano, eh. Prima c'era solamente la coordinata x, adesso c'è la coordinata x e y, e poi c'è, insomma, il grafico 3D. Allora, in questo esercizio si chiede di rappresentare quello che è il nucleo di questa funzione. Va bene, lasciamo perdere questo fattore. Assumiamo che mi di x sia 0 e che sigma di x sia 1. Stessa cosa, assumiamo che mi di y sia 0 e sigma di y sia 1, e ho questa espressione. D'accordo? La rappresentiamo nei punti della griglia x e y. Dobbiamo fare un grafico 3D, perciò dobbiamo costruire il cosiddetto reticolato.
Mentre nella densità univariata, per ogni valore della coordinata x, andavamo a vedere qual è il valore della coordinata y, qua dobbiamo vedere qual è il valore per ogni combinazione di x e y nella base e qual è l'altezza. Capito? Tutte le combinazioni di x e y nella base. Si sta ancora registrando, perfetto. Allora, proviamo a vedere questo file BivNorm intro. Lo troviamo nel capitolo sulle distribuzioni. BivNorm intro. Per trovare tutte le possibili combinazioni di x e y, utilizzo la funzione che si chiama MeshGrid. Vediamo cosa fa MeshGrid 1.3. MeshGrid 1.3. Eccolo qua, MeshGrid 1.3. Allora, qua mi dice, qua in questo caso negli elementi 1 e 1 di x e y, di queste due matrici che vengono generate automaticamente, x è 1, y è 1. Poi qua mi dice qua x è 2, y è 1, qua x è 3, y è 1. Vedete qua, x è 1, poi y è 2, x è 2, y è 2, x3. XY2, poi similmente X1, 2, 3, quando la Y è 3. Tutte le possibili combinazioni. Siete d'accordo? Quando X e Y sono 1 e 1, quando X e Y sono 1 e 2, quando X e Y sono 2 e 1, quando X e Y sono 1 e 3, quando X e Y sono 3 e 1, non me le fate elencare tutte. Insomma, sono 9 tutte queste combinazioni. Per ognuna di queste, noi dobbiamo andare a vedere qual è la coordinata z? Ok? E questa in effetti è proprio l'intestazione, la prima pagina del libro. Bene, una volta che io ho creato questa griglia, e la griglia qua la vado a creare nell'intervallo meno 2, 2 con passo di 0,1. Se volete fare un grafico ancora più preciso, ci mettete 0,001. Dipende da quanto lo volete fare preciso il vostro grafico, eh? Dunque, mi calcolo la mia, vedete, x 4001 per 4001, eh? E similmente ci sono 4001 possibilità, eh? Quanto è lunga questa? Quanto è lunga questa sequenza? Allora, length di questo, quant'è? Ok, 4001, certamente. 4000 valori in x, 4001 valori in y, nella base. E mi calcolo la funzione z. Qua, vedete, poi in MATLAB, quello che è scritto nella formula e quello che viene implementato è la stessa identica cosa, eh. X, notate il punto. Elevo elemento per elemento, bene, mi calcolo la mia funzione z, ecco 4000, queste qua sono le altezze, eh. Per ogni coordinata x, y qual è l'altezza? Bene, la rappresento, mesh x, y, z, tutte le coordinate x e y e l'altezza z, è molto intuitivo, eh. Ricordo. Eccola qua. La vedete molto più definita di quello che c'è qua come immagine nel testo, perché qua avevo una griglia di 0,1. Adesso gli ho messo una griglia molto molto più fitta, molto molto più fitta. E allora ci sono molti molti più numeri, ecco che va bene, anche per ruotarla fa un po' fatica. Diamogli un attimo una griglia magari di 0,1. Rifacciamo il grafico. Questo è esattamente quello che c'è lì nel testo. Ce la andiamo a ruotare. Andiamo a vedere anche da sotto come è fatta, vedete? Poi andiamo a fare lo zoom. D'accordo?
Incredibile come siano riusciti a fare una cosa di grafica del genere, veramente fatta veramente bene. Dunque, poi vedremo meglio poi i grafici 3D, andiamo a fare i cosiddetti contour, i contorni. Quali sono i contorni di equiprobabilità che hanno la stessa altezza? Questi contorni, in realtà, diamogli, facciamo una cosa precisa, diamogli x is equal, cioè dove l'unità di misura sull'asse x e sull'asse y è la stessa. Diamo x is equal, eccolo qua. Questa axis equal, perciò un centimetro sull'asse x corrisponde a un centimetro sull'asse y. Allora, i contorni di equiprobabilità sono dei cerchi, sono delle circonferenze. Cioè, se le due variabili sono tra loro indipendenti, li metti insieme nella densità bivariata, io ottengo dei contorni di equiprobabilità che sono delle circonferenze. Questo vuol dire che se sono dei cerchi, la probabilità, sì, la probabilità più alta è in corrispondenza di 0,0, tanto più io mi allontano dall'origine, io ho una probabilità che diminuisce. E tanto più mi allontano dall'origine in qualsiasi direzione, la probabilità diminuisce. E qua ci sono i quattro quadranti, la probabilità di avere un'osservazione in questo quadrante oppure in questo, in quest'altro è esattamente la stessa. Qua le variabili non sono tra loro correlate. Se invece, questa è la densità congiunta di due variabili casuali, normali, indipendenti. Si parte da x distribuito in maniera normale con media mi di x varianza sigma al quadrato di x, y distribuito in maniera normale con questa media con questa varianza, faccio il prodotto delle due densità e ottengo questo. Due densità tra loro indipendenti. Se invece ho due densità che non sono tra loro indipendenti, allora l'intensità della relazione è determinata da un parametro che si chiama rho. Vedete qua c'è un parametro, oltre a tutti questi parametri che abbiamo visto prima, questi quattro parametri, c'è un parametro rho che è interpretabile come il coefficiente di correlazione lineare tra le due variabili. Perciò noi facciamo spesso l'ipotesi che il nostro campione bivariato sia generato a monte da una distribuzione normale bivariata, una distribuzione che ha questa densità. Adesso andiamo a vedere il ruolo di questo parametro rho. Abbiamo detto che si interpreta come un coefficiente di correlazione, come un parametro che determina l'intensità della relazione tra le due variabili. Qua un file MLX perché in questo file ho aggiunto una slider bar. File bivnorm MLX, adesso lo andiamo a vedere, questo file bivnorm MLX. Ok? Allora, questa è l'implementazione mediante la sequenza, poi mesh grid e questa è l'interpretazione. Ok, adesso per cambiare qualcosa invece di fare mesh faccio surf. Va bene, però non cambia assolutamente niente. Ok, allora andiamolo dove facciamo output on the right oppure l'output lo mettiamo sotto in line. Mettiamo sotto in line qua l'output. Allora, Ctrl Shift M. La ingrandisco, Ctrl Shift M è il tasto per ingrandire la finestra dove sono. Ok, allora. Poi dopo per fare il fighetto faccio hide code. Appunto, nascondi il codice. Hide code. Ok. Così è quello che diamo all'utilizzatore finale. Gli facciamo vedere solamente la slider bar.
slider bar questo rho. Allora, se rho è pari a 0, se rho è pari a 0, adesso io me la ruoto qua, ho i contorni che sono dei cerchi. Se rho al contrario diventa 0,708, guardate cosa succede alla mia densità. Guardate come sono disposti i punti. Vedete che adesso i punti sono disposti lungo una retta, un'ellisse, insomma, dove c'è un asse maggiore e un asse minore. Allora, adesso vado avanti, 0,8, 0,9. Guardate adesso com'è lì, tanto più è grande la relazione, tanto più è grande questo parametro rho, come i punti sono disposti lungo la retta. Guardate, guardate questo, come diventa questo rho, come diventa la mia densità. Ecco, vedete che punti come sono disposti. Quasi diventa una densità normale univariata, poi dipende dall'angolo visuale. Allora, vedete, in questo caso una relazione crescente, vedete, da meno 4 a 4 e poi si passa, si va a, da 4 a 4, tanto più aumenta x, tanto più aumenta y. Vediamo invece di vedere cosa succede quando ρ è pari a meno 0,9. Ecco, vedete che c'è una relazione di tipo decrescente. Tanto più aumenta x, tanto più aumenta questa coordinata, tanto più diminuisce questa coordinata. Eccolo qua, va bene. Allora, vediamolo un po' da sopra, proviamo, eccolo qua. Questa è la relazione di tipo decrescente. Insomma, tutti questi parametri che caratterizzano questa densità, io poi li vado a stimare nel mio campione, perché ho un campione bivariato. Mi devo stimare la media di x, e sarà la media campionare di x, sigma di x, che sarà il sigma corretto di x, poi similmente la stessa cosa per mi di y e sigma di y. Questo mi di y la stimo con la media campionaria, con il sigma campionario, io ho un campione di osservazioni, e rho lo vado a stimare con il coefficiente di correlazione lineare. Ciò qua ho 5 parametri, le due medie, i due sigma e il coefficiente di correlazione lineare che, da cui dipende l'intensità della relazione. Tutta questa espressione si può scrivere poi in maniera matriciale. Si può scrivere in maniera matriciale, si può scrivere in questa maniera, in maniera matriciale. In generale, invece di scrivere x e y, metto un vettore 2 per 1. Coordinata x e coordinata y. Invece di scrivere mu di x, mu di y, scrivo un vettore mu. Invece di mettere sigma, che contiene, invece di scrivere tutti questi parametri, sigma al quadrato e sigma al quadrato di x, di y e rho, scrivo in questa maniera. Insomma, qua ci sono tutti i passaggi, sono una delle poche pagine dove ci sono tutti questi passaggi matematici. Qua non ho resistito a non inserirli nel libro. Va bene, già ho fatto una violenza a me stesso per non mettere nessuna dimostrazione, però almeno questo. Insomma, c'è. Allora, questo lo andate a vedere in questo file. E noi ci interessa invece come generare delle osservazioni da questa distribuzione che è normale, bivariata. Noi abbiamo visto sempre distribuzione normale, come generi dalla distribuzione normale, randenne oppure norma RND. Distribuzione uniforme, come generi da questa distribuzione. Distribuzione normale bivariata, come fai a generare dalla distribuzione normale bivariata? In questo caso, come nella distribuzione normale univariata, avevi bisogno di dire quale mi e quale sigma. Okay. Qual era la media, qual era sigma? Nella distribuzione normale multivariata hai bisogno di dire qual è questo vettore mi e qual è questa matrice di varianza e covarianza. Una volta determinato questo mi e questo sigma, la distribuzione è univocamente determinata.
Questo vuol dire che se effettivamente i dati provengono da una distribuzione normale bivariata, se io stimo le medie campionarie e ho qua la matrice di varianze e covarianze campionarie, come direbbero gli inglesi, I'm done, io so tutto, so tutta qual è la mia distribuzione normale bivariata sottostante. E tant'è vero che per generare da una distribuzione normale bivariata io ho bisogno di specificare mi e sigma. In questo caso io agisco come se io fossi il padrone del vapore, come se fosse Dio. Chi conosce qual è il vero mi e chi conosce qual è il vero sigma, la matrice di varianze e covarianze. Proviamo BIV norm numeri casuali. BIV norm numeri casuali. Io stabilisco, va bene, il seed per la replicabilità dei risultati, quante osservazioni voglio generare. Io voglio una distribuzione normale bivariata in cui la media di x sia 2 e la media di y sia 5. Voglio che questa sia la matrice di varianze e covarianze sigma, sigma 1, 2 certamente, sigma, questa sia la matrice di varianze e covarianze, voglio che la variabilità di x sia il doppio di quella di y e questa sarà appunto la covarianza tra x e y. Con questi parametri mi e sigma io vado a chiamare la funzione MVNRND. Andiamo a vedere. MVNRND, vedete, multivariate normal random numbers. Gli devi dire quale mi, quale sigma e quanti sono i numeri, le coppie di numeri che vuoi generare. Vedete, for more information, see multivariate normal distribution. Ed eccola qua, quella che dopo assolutamente che vi ho fatto vedere io. Comunque la trovate poi su qualsiasi, assolutamente da qualsiasi parte. Vediamo un po' l'output di questo. L'output di questo, io ho specificato che n sono 1000, in questo caso mi genera una matrice che è 1000 per 2. 1000 osservazioni di dimensione 2, normale bivariata. A questo punto, quando io vado, ho questo x. Vedi, questa matrice che è 1000 per 2. Se vado a fare la min di x, che cosa mi attendo di trovare? Quando vado a fare le medie campionarie, le medie di queste 1000 osservazioni, cosa mi attendo di trovare? Che numeri mi attendo di trovare? Vedete, questa x, adesso la andiamo a vedere, questa x grande, andiamo a vedere, questi sono. Questi sono 1000 realizzazioni dalla distribuzione normale bivariata. Adesso faccio la media di questa colonna e la media di questa colonna. Poi faccio il sigma di questa colonna e il sigma di questa colonna. Oppure posso vedere la covarianza, la relazione tra queste due. Insomma, la media di questi numeri, quanto me l'attendo la media della prima colonna? Vediamo se uno, voglio vedere se uno ha capito. Quale sarà la media campionaria di questa prima colonna? Avete capito che ho generato 1000 osservazioni, una matrice che è 1000 per 2. La media? No, perché 500? 500 è il numero di osservazioni diviso 2. È certo, e perciò la prima colonna sarà vicina a? È certo che sarà vicina a 2. Io ho generato con questo, queste qua sono le vere medie. E la seconda colonna che media avrà all'incirca? Sarà vicina a 5. Min x, eccola qua, 2.08 e 5.01. Va bene? Poi, se io invece faccio cov di questa is con 1 e is con 2, la covarianza tra is con 1 e is con 2,
che valore mi attendo? Mi attendo, questa qua sarebbero la, perciò la matrice di varianza e covarianza, questa qua è la varianza della prima variabile, 2,94, la vera varianza è 3, la varianza della seconda variabile, la vera varianza della seconda variabile è 1,5 e questa qua è la covarianza tra le due variabili. Sigma 1, 2, che la vera covarianza è 1,6. Se invece di generare 1000 osservazioni, io ne genero 100.000, invece di 1000 ne genero 100.000. 100.000 osservazioni da questa distribuzione. Cioè sono così bravo che faccio un campionamento con 100.000 osservazioni. Allora, x è fatto, vedete, 100.000 numeri. Ogni colonna di x che media avrà? Quale sarà la mia min di x? Sarà molto vicina a 2,5, 1,99, 4,99, certo. Più la numerosità campionaria è elevata, più i valori campionari si avvicinano a quelli della popolazione. Rifacciamo un'altra estrazione e rifaccio di nuovo min di x. Eccolo qua, rifaccio un'altra estrazione e rifaccio di nuovo min di x. Le medie campionarie, a volte saranno la media campionaria della prima variabile, a volte sarà più grande di 2, a volte sarà più piccola di 2. Di nuovo. Ok, allora. Magari mettiamolo così, disp di min x, disp di min x. Esegui. Ah no, sempre lo stesso seed, devo cambiare il seed, eh? Certo, perciò questo non lo eseguo, questa istruzione di RNG, eh? Allora, eseguo semplicemente queste righe. 1,99, 2,007, 1,9954, 2,003. Questa qua è la variabilità campionaria di 100.000 numeri. In realtà io spesso ho un campione di 100 osservazioni. Di 100 osservazioni, ecco, mi viene 1,83, adesso mi viene 1,73. 1,76, poi ci saranno i casi in cui viene poi superiore a 2, vedete 2,08, 1,91, 1,74, 2,13, ok. Allora, e se estraessi infiniti campioni e faccio le medie campionarie per ogni campione e poi faccio la media di tutte le medie campionarie, che cosa ottengo? Se qua io estraggo 100.000 volte, perciò ho 100.000 medie campionarie, ogni volta ho una media campionaria, poi faccio le medie di tutte queste medie campionarie, cosa ottengo? La media dell'universo. La variabile casuale media campionaria è uno stimatore corretto della media dell'universo. La media campionaria ha una distribuzione normale, si distribuisce in maniera normale attorno alla media dell'universo, a volte più grande e a volte più piccola. E quale sarà la varianza della media campionaria? Sarà la varianza dell'universo fratto n. Questi qua sono i concetti di base di statistica. Allora, torniamo a noi. Qua mi sembra che fossero 10.000 osservazioni da questa distribuzione x, che aveva media queste medie e poi la cov di x, cioè la varianza della prima variabile è vicina a 3, come atteso, la varianza della seconda variabile è vicina a 1,5, insomma, però qua la variabilità della prima variabile è 2 volte circa la variabilità della seconda, e questa è la covarianza. Adesso lo andiamo a vedere, c'è una covarianza diversa da 0. Ci andiamo a vedere con Scatterbox Plot. Scatterbox Plot è un grafico molto carino perché mi fa sia lo scatter sia i box plot nelle marginali. Da questo scatter, perciò vedo che c'è una relazione tra x e y, che all'aumentare di x aumenta anche y.
Vedete, la riconoscete quando abbiamo fatto la rotazione, la distribuzione normale bivariata, che c'era quel parametro rho e tanto più rho aumentava, tanto più grande era la forza della relazione tra x e y. Se invece di 1,6 io ci metto qua 1,7 qua l'aumento ancora, andiamo a vedere questo, diventeranno sempre sempre più correlati. 1,7, allora ci metto 1, qua 1,9, la correlazione vedete che aumenta sempre di più. Se qua invece di questo sigma io ci metto meno 1,9, meno 1,9, ecco qua, vedete che la relazione è negativa. D'accordo? Perciò c'è il parametro, la media campionaria di x, la media campionaria di y, la variabilità di x, la variabilità di y e la forza della relazione tra le due variabili. Uno li deve vedere a computer tutte queste cose per capire tutti questi parametri, capito? La media di x, allora, media di x, come si sposta la x? Proviamo a dargli come media. Qua 21 e qua 56. 21,56 lo faccio girare. 21,56. 21,56 è la vera media di x, è attorno a 21, la vera media di y è attorno a 56. Ok? Poi sempre la variabilità di x, la variabilità di x, adesso invece di metterci 3, io ci metto 30. Ci metto 30. Ok, allora, adesso qua cambia, questo cambia notevolmente. Similmente, io posso cambiare questo. Adesso vediamo un po' com'è la nostra cov di x, la nostra cov di y. Vedete la varianza della prima variabile, adesso è diventata vicino a 30, vicino a quello che io ho generato. Dunque, vediamo un po', funziona x is equal qua? Ah, ecco, funziona anche x is equal anche qua, certo, perché se no io non me rendevo conto che la variabilità nell'asse x era molto maggiore della variabilità sull'asse y, eh? Avevo dato x che era 30, invece con x is equal vuol dire che la distanza tra 0 e 10 sull'asse x è uguale alla distanza qua tra 40 e 50 sull'asse y, e allora vedo com'è che la variabilità nella dimensione x è molto molto maggiore. Proviamo qua a dargli invece di 30, adesso gli diamo 300, 309, quello che sia, 309, e facciamo scatter box plot. Ecco qua, penso che siano vedete, da 0 a 50, 0 qua va da 50 a 62, eh? Ax is equal, chiamo che lo riprendo, ax is equal, oh, ecco, questa è la variabilità. Perciò la necessità di operare in termini standardizzati, la necessità perciò di togliere l'unità di misura, l'ordine di grandezza che tolgo le medie, e la necessità di dividere per i sigma. Poi standardizzazione robusta o non robusta, di operare invece di operare su x, fare di operare su z, z uguale z score x, di z, le medie della variabile z, di questa matrice z, adesso sono tutte 0, vicine a 0, vedete. O meglio, sono 0, sono 0 del computer, per 10 alla meno 13. I sigma di questa z adesso sono tutti vicini a 1. Certo, perché sono esattamente 1, ho fatto le variabili standardizzate. Allora, scatter box plot, adesso io lo faccio poi su z1 e z2, z2. Z1, virgola z2, eccolo qua. Bene, sulle variabili in forma standardizzata. Vedete che varia tra meno 3 e 3 e y varia tra meno 3 e 3. D'accordo? Bene,
Allora, questo è un po' il discorso della variabile casuale, normale, bivariata. Infine, generiamo dalla distribuzione uniforme discreta. Tutta questa generazione di numeri casuali serve per, innanzitutto, io finisco per capire la statistica, perché con i numeri casuali capisci poi il campione che viene generato, i problemi che hai. E in questo caso tu controlli il vero processo generatore dei dati, conosci i parametri, il vero meccanismo generatore dei dati, e perciò puoi vedere se anche i tuoi metodi statistici sono buoni oppure no, se riescono a ricostruire il vero processo generatore dei dati. Le distribuzioni che abbiamo visto finora erano tutte continue, definite da meno infinito a più infinito nell'insieme dei numeri reali. Qua invece adesso lavoriamo sulla distribuzione uniforme discreta, che è definita in un insieme di numeri, si direbbe contabile, numerabile, un insieme discreto. È un po' questa uniforme disk, allora, facciamo il clear della memoria. Workspace, possiamo pure anche togliere la finestra di workspace. Allora, vediamo questo. Randi, andiamo a vedere cosa fa Randi. Andiamo a leggere l'help. Uniformly distributed pseudo-random integers. Vediamo, come al solito, i diversi modi di chiamata di questa funzione. Randi imax. Randi imax, perciò genera un numero a caso, un numero casuale, da una distribuzione uniforme discreta che va tra 1 e imax. Okay. Questo Randi 10 mi genera un numero qualsiasi tra 1 e 10, e il numero 3 ha la stessa probabilità di apparire del numero 2, il numero 6 ha la stessa probabilità di apparire, perciò qua genera un qualsiasi numero tra 1 e 10, o 1, 2 o 3 fino ad arrivare a 10, e ogni numero ha la stessa probabilità di essere estratto. Uno solo. Ecco, se qua ci scrivo n, allora lui mi fa una matrice, se qua ci scrivo 3 mi fa una matrice 3x3, se ci scrivo 5 mi fa una matrice 5x5 di numeri dalla distribuzione uniforme 1-10, perciò 1 ha la stessa probabilità di 2, la stessa probabilità di 10. Randi 5,1 mi genera un vettore, questo poi che è 1000,1 mi genera 1000 numeri. E allora questo 100.000,1 me ne genera 100.000, questo x. Ok, quando adesso vado a fare la distribuzione di frequenza di x, quante volte si presenta il numerino 1, quante volte si presenta il numerino 2, quante volte si presenta il numerino 10, se io ne ho estratte 100.000 da una distribuzione uniforme discreta, dove il numero 1 ha la stessa probabilità del numero 2 e del numero 10. Se io estraggo 100.000 numeri, il numero 1 che frequenza avrà all'incirca? Se ne ho estratti 100.000 dalla uniforme discreta, in cui il numerino 1 ha la stessa probabilità del numerino 2 e la stessa probabilità del numerino 10. Io vado ad estrarre 100.000 numeri. Qual è la probabilità che mi venga il numerino 1? Un decimo. Qual è la probabilità che mi venga il numerino 2? Un decimo. Qual è la probabilità che mi venga il numerino 10? Un decimo. Insomma, tutti questi numeri avranno a tutti una frequenza attorno a 10.000. Certo, a tutti la stessa probabilità. E se io ne estraggo invece di 100.000, ne estraggo un milione, ognuno di questi avrà un conteggio vicino a 100.000. Certo,
esattamente la stessa probabilità, poi per la casualità a volte un po' più grande, a volte un po' più piccolo, però se ne estraggo solamente 100, ecco che poi la distribuzione campionaria mi varia, non tutti hanno il 10%, ci saranno magari quelli che capitano con il 20%, quelli con l'8%, 5% e così via. Bene. Allora, questa è la generazione dalla distribuzione uniforme discreta. Infatti, esattamente, vi fa vedere numeri casuali nell'insieme 11, 12, 20. Eccolo qua, dai min ai max. Ok, proviamo questo. Dai min, dai max, x. Qua vedete che faccio tabulate fs invece di fare tablet. Vediamolo un po'. Se faccio tablet, distribuzione di frequenza di x da 11 e 20, questa è una cosa che anche a me ha sempre annoiato, è il fatto che lui ci mette anche le frequenze dei numeri precedenti da 1 a 10. È sempre disturbato questa cosa qua, io voglio vedere solamente queste frequenze qua. E cioè lui parte sempre da 1, anche se ho i numeri che mi variano, per esempio da 1046 a 1058, e lui parte da 1, 1, 2, 3. Allora abbiamo costruito questa funzione che si chiama TabulateFS, che fa parte di FSTA Toolbox, e questa fa semplicemente le frequenze in corrispondenza del, queste, guardate questo, TB. Allora, TB. Open TB, eccolo qua, Open TB, queste qua sono le frequenze come devono essere, senza l'1, 2, 10. Allora, altrimenti se io voglio usare tabulate x, mi crea questo, mi crea tutti i numeri da 1 a 10, oppure gli dico tabulate categorical x, questo qua è categorico, e allora lo fa. Ecco, allora o premettete categorical e allora vi toglie quelle modalità che non appartengono all'insieme del campione, oppure lo fate con TabulateFS. E poi qua c'era il font del testo, il grafico nel testo. E far vedere che ogni numero da 1 a 20 ha la stessa probabilità. Vedete questo qua? Siamo, non so, c'è qualcuno me lo dice dove siamo a pagina. Sì, siamo a pagina 141. Pagina 141, vedete che qua il titolo del grafico era molto piccolo, perciò per fare la stampa, ho dovuto ingrandirla perché volevo far stare tutto questo. Sicuramente poi il titolo che c'è nel libro si legge, ma si legge molto male, era molto meglio fare andare il titolo a capo su due righe. Infatti questa parte che c'è la parte di seguito non è nel testo, eccolo qua, qua il grafico, vedete, dove c'è il titolo e il sottotitolo. Infatti sarà così nelle edizioni future. Uno cerca sempre poi di migliorarsi, certe cose le vede solamente quando sono in stampa. Va bene, perciò la sintassi per farlo è questo qua, vedete, title, titolo e sottotitolo. Se uno vuole vedere come si fa in due righe separate. Va bene. Dunque, poi andiamo avanti. Ok, adesso non solo noi non abbiamo un campione di dimensione elevata molto spesso, non solo questo, perciò noi non abbiamo situazioni in cui i valori dei parametri campionari tendono ai parametri veri della distribuzione, ma abbiamo problemi relativi al fatto che ci sono dati anomali, possono essere dati errati. E ci sono spesso valori mancanti. Ahimè, questa è la realtà che dobbiamo affrontare. La cosa è la realtà delle distribuzioni, dove noi generiamo i dati da queste distribuzioni, dove noi conosciamo tutti i parametri. Ma nel campione, come in questo campione che proviene,
questo file che proviene dalla barilla. E siamo nel capitolo che si chiama cap preliminari, questo file che si chiama tagliatelle. Allora, noi andiamo a caricare in memoria questo file che si chiama tagliatelle.xls. Tagliatelle.xls, tipico file che viene dalla produzione delle tagliatelle della barilla, e abbiamo tre variabili. Però le tagliatelle lo vanno a vedere la percentuale di umidità, la percentuale di ceneri che sono rimaste quando cuociono queste le tagliatelle, e poi la percentuale di tagliatelle rotte. Per qualche motivo che mi è ignoto, a volte gli strumenti non lo rilevano in automatico, questa percentuale di tagliatelle rotte. Similmente, la percentuale di ceneri può non essere rilevata. In ogni caso, noi dobbiamo avere e capire quanti sono i valori mancanti di ogni variabile, quanti sono i valori anomali, eccezionalmente grandi, eccezionalmente piccoli per ogni variabile. Dobbiamo avere tutto un report, una reportistica di base. Questo sarà il punto di base per andare poi a fare analisi più complicate in futuro, vedere, analizzare la qualità dei dati. Allora, clear, close all. Ok, a questo punto lo importo con read table. La funzione add serve per mostrare le prime 8 righe, invece add x3 mostro le prime 3 righe, add x2 mostro le prime 2 righe, add x5 mostro le prime 5 righe. Allora, già dalle prime 5 righe si vede che ci sono dei valori mancanti. Allora, in MATLAB le funzioni per testare se un'osservazione è mancante o meno si chiamano isNone e o isMissing. isMissing lavora anche sulle table, isNone invece lavora solamente sugli array. Allora, vediamo un po'. Qual è la size di x? La size di x è 40x3. Qua ci sono 40 unità e 3 variabili. Se io applico la funzione isMissing a questa table che è 40x3, in output io ho una matrice booleana della stessa dimensione dell'input che è 40x3. Questa matrice booleana in output contiene un 1 in corrispondenza della coordinata ij se la coordinata ij è mancante. Cioè, qua vuol dire c'è un 1 in corrispondenza della colonna 3 riga 2, un 1 per esempio in corrispondenza della colonna 3 riga 4. Infatti, il mio x aveva in corrispondenza della riga 2 colonna 3 e riga 4 colonna 3, aveva un valore mancante. Perciò in input entra questa 40x3 e in output esce fuori una matrice logica. Guardate anche qua. Vedete, input 40x3 table e in output isMiss un 40x3 di valori logici. Allora, va bene, qua poi il testo dell'esercizio dice mostrami le prime 5 righe. IsMiss mi mostri le prime 5 righe. Poi, numero di missing per ogni variabile. Se io ho questa isMiss, che è una matrice di logici, se faccio la somma di ogni colonna, io vado a vedere, vado a conteggiare il numero di missing per ogni variabile, certo. Perciò questa sum di isMiss, virgola 1, vado a conteggiare quanti sono i missing per ogni colonna. La prima variabile non contiene missing, la seconda ne contiene 7 e la terza ne contiene 10. Questo qua era sum isMiss virgola 1, la somma di ogni colonna. Sum di isMiss virgola 2 mi fa la somma di ogni riga. Perciò, vedere. Allora, la prima riga non contiene missing, la seconda ne contiene 1, la quarta ne contiene 1, l'ottava ne contiene 1 e così via. Allora, poi numero di missing per ogni riga, quello che abbiamo visto, poi mostrare le prime 5 righe. Allora, la seconda un missing, la quarta un missing. Poi,
Questo era numero miserio, numero di missing per ogni riga. Oppure, con tutto quello che già sappiamo, come faccio a cancellare le righe che presentano missing value? Questo qua, num miser, è un booleano. Cioè, qua mi dice il numero di missing per ogni riga. Gli dico, tutte quelle che hanno un numero di missing maggiore di 0, tutte le righe che hanno un numero di missing maggiore di 0 diventano l'insieme vuoto. Le cancello. Prima faccio x con 1 uguale a x, perciò x con 1 a 40 per 3, dopo questa istruzione che vado a cancellare le mie missing, eccolo qua, vedete che è la matrice senza missing values. Oppure posso invece operare sulle colonne, x con 2 uguale a x, gli dico per ogni colonna questo num miss c ce l'ho in memoria? No, non ce l'ho in memoria, num miss c. Andiamo a vedere dove è stato chiamato num miss c. Allora lo faccio con, lo vado a vedere qua, dove è stato chiamato, vedete? Non ci vado, cioè il vecchio modo era di fare questo, andare su manualmente. Questo era il vecchio modo di, poi se un file di 5.000 righe non mi passa più, Invece il modo moderno, il nome di una variabile, vado a vedere questa variabile dove è definita. È una comunità eccezionale, num miss c. Perciò il numero di missing per ogni colonna, 0, 7, 10, qua gli dico is con 2 uguale a x. Bene, adesso di iscon2 mi vai a cancellare quelle che hanno magari un numero di missing maggiore di 3. In questo caso, cioè, la seconda colonna, numero di missing maggiore di 3, vero. La terza colonna, numero di missing maggiore di 3, vero. Perciò le colonne 2 e 3 vengono cancellate. Iscon2, dopo questo, infatti diventa una colonna sola. Che qua si possono fare contare il numero di righe con valori mancanti, tutte queste cose che abbiamo visto in manuale è chiaramente in MATLAB, se un epigrafo c'è la funzione rmmissing. Va bene, io però voglio farvi vedere nel dettaglio come si fanno queste operazioni, però vai rmmissing, remove missing, vai a vedere l'help, remove missing entries. Allora, guardiamo a vedere dim, rmmissing, come c'è la somma. La somma di x,1 lo fa sulle colonne, somma di x,2 lo fa per le righe. Andiamo a vedere anche qua dim, se ha lo stesso significato di sum. Dim, allora qua mi dice rmmissing della matrice a,1 rimuove le righe, che è quello, il contrario a quello che fa quell'operatore sum, perché sum di x,1 mi fa la somma delle colonne. Questo rmmissing a,1, anche la prima volta che l'ho visto, mi attendevo che facesse il remove missing delle colonne. No, lo fa delle righe. Va bene? Ovviamente questo è stato creato 20 anni fa da due persone diverse all'interno della Matros, poi per compatibilità è rimasto sempre così. Perciò rmmissing a,1 rimuove le righe che contengono missing, rmmissing a,2 rimuove le colonne. Vedete però anche l'help, lo vedete che è molto è fatto molto bene, eh? Poi, allora, in questo caso allora vado a rimuovere le righe che hanno dei valori mancanti. Ok, e qua mi dice, vedete, in output RRED, allora, perciò x,2, questo qua è andato a rimuovere le colonne, certo, infatti mi confondevo con la sum, invece lui qua è il contrario. Qua rimuove le colonne, RRED ho una sola variabile che è l'unica che non contiene missing value, e questo TF qua mi dice quali variabili ha rimosso. Io ho rimosso la seconda e la terza, perciò TF è un booleano che mi dice quali variabili sono state rimosse. Invece rmmissing 1, questo opera sulle righe. Opera sulle righe, perciò un 40 per 1 TF logico, mi dice ogni riga se è stata rimossa o meno.
e qua S-red è la mia matrice, numero di missing per esempio, non so, pari a 1, R-red 23. Qua dice anche il numero di missing che devo avere in ogni riga affinché sia rimossa. Molto semplice. Ok. Di missing prima di fare questo, adesso vediamo. Va bene. Ok, facciamo adesso i valori anomali. Oppure, quello che noi vogliamo creare e adesso è un report di questo tipo. Un report in cui c'è per ogni variabile, c'è il numero di missing di ogni variabile, poi la media campionaria fatta sui non missing, sigma campionario fatto sui non missing, va bene, quanti sono i mancanti, questa colonna è un po', ripete quello che è la prima colonna, la percentuale di valori mancanti, queste sono mancanti 10 su 40, la percentuale di valori mancanti è il 25%. Poi, quanti sono i valori anomali inferiori? I punti sotto il baffo inferiore del boxplot, la prima variabile presenta due valori eccezionalmente piccoli e un valore eccezionalmente grande. La seconda variabile non ha valori anomali. La terza variabile, al contrario, presenta due valori anomali. Vogliamo avere tutto questo report, tutto per ogni variabile, vogliamo avere il quadro della precisione con cui vengono rilevate le diverse variabili, vogliamo vedere se i missing value si concentrano prevalentemente in alcune variabili e o in altre, oppure i missing value sono diffusi su tutte le variabili. Infatti, quando ci sono i missing value anche nelle indagini è sempre un problema, perché generalmente i missing value si concentrano nelle domande cosiddette cruciali del questionario. È noto che ha un'indagine appunto sulla ricchezza delle famiglie, la domanda che contiene maggiori missing value è quella relativa alla fascia di reddito. Certo, quella difficilissimo intercettarla, tant'è vero che ci sono tutta una serie di domande. Secondo lei quanto ci vuole per vivere adeguatamente? E uno magari ti dice: va bene, ci vogliono 5.000 euro al mese. E dici tu, poi dopo quanto guadagni? E dice: ah, io guadagno 500 euro al mese. Poi dice: tu hai la macchina? Sì. Hai la barca? Sì. Hai quest'altra cosa? Sì, ci sono tutte queste domande, insomma, di controllo di corredo. In ogni caso è opportuno avere un report di questo tipo. Adesso, come facciamo a creare questo report? Dunque, allora ditemi un po', volete che lo facciamo adesso da zero in un file nuovo? Volete che andiamo nel file di output e lo commentiamo? Cosa volete fare? E o se no, se magari mi dite: no, questa è una cosa che assolutamente sappiamo certamente fare, andiamo oltre, vediamo cose più interessanti. Sono a vostra disposizione. Il mio obiettivo è cercare di darvi valore aggiunto. Allora, voi mi dite quello che io devo fare. Ma lo facciamo insieme. Se lo facciamo da zero ci mettiamo un po' di tempo, perché tutto da zero, tabula rasa in un file nuovo, eh? No, 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 io però faccio. Voi dovete dirmi cosa pensate che vi dà più valore aggiunto? Da capo? Va bene. Va bene. Allora. Almeno però questa riga me la risparmiate, questa la vado a copiare da qua, X. Creo report sui missing e outliers. Ok, allora,
dato che ogni volta uno scrive il programma, lo scrive in maniera diversa, poi sarà leggermente diverso da quello che c'è nel libro. Allora, beh, io innanzitutto farei n,p è uguale a size di x per vedere che dimensioni ha. Poi for j che varia da 1 a p, ok, questo qua lo facciamo per ogni variabile, no? Lo facciamo per ogni variabile. Allora, andiamo a definire la nostra variabile is con j, che sarà la variabile x, la colonna j. Ok, colonna J di questa è una table, perciò lo estraggo il contenuto con is con J. Allora, adesso questo qua lo salviamo, Pippo, Pluto. Bene, allora metto qua innanzitutto vado a vedere se gira, run, bene, gira tutto, is con J. Bene, su is con J devo fare m di is con j, che sarà la media di is con j, però andiamo a vedere questa media di is con j, e poi stdc che sarà il sigma di is con j, std di is con j, però alto così non funziona, s di is con j, questo qua sarà media e sigma di is con j, e poi alto. Però andiamo a vedere cosa succede. Allora, io faccio girare questi. La prima volta j è uguale a 1. La prima volta j è uguale a 1. Is con j mi prende la prima colonna. La prima colonna, in questo caso, nella prima colonna io posso fare la media e sigma. Però questa era una colonna che non aveva missing values, se vi ricordate. Quando j è uguale a 2, io vado ad estrarre la seconda colonna, qua, questo min di is con j, questo is con j, aveva dei valori mancanti, li vedete? Bene, questa min di is con j, cosa mi viene? Eh certo, mi viene mancante, c'è cioè un valore mancante, la media mi viene mancante, e sigma, s di is con j, cosa mi viene? Mancante anche lui. Bene. Andiamo a vedere min, e così vediamo tutto il processo, fase, voglio dire, riga per riga, min. Ok, dove devo andare a determinare min, questo qua, o la dimensione in cui operare nella media, è come tratti i valori mancanti. Vedete, num flag. Num flag, andiamo a vedere. Ok, include none oppure omit none. E queste sono le parole chiavi. None flag, andiamo a vedere, include none o omit none. Include none è il default. Dobbiamo mettere omit none. Virgola, o, e mi viene tutto il completamento. Omit none. Similmente anche la standard deviation. E questo qua sarà omit none. No, non può non fare una cosa del genere. A questo punto le medie, le standard deviation, io le vado a mettere in un vettore. Questo qua sarà medie, che sarà un vettore 0, p,1, e questo qua ci mettiamo i sigma, che sarà un vettore sempre, beh, uguale a media, tanto è inizializzato, medie. A questo punto, questo m di xj, questo m di x con j, io lo metto nell'elemento j di medie. Prima mi calcolo la media della j-esima variabile e poi la vado a piazzare questa media, mettiamolo qua, direttamente nell'elemento j del vettore medie. Similmente questa s di is con j, questa s di is con j la vado a piazzare nell'elemento j di sigma. Va bene? Allora, questo codice, quando faccio il run,
che cosa mi dà? Mi produce sigma che sono i 3 sigma e medie che sono le 3 medie. Riuscite a leggerlo, eh? Faccio J che varia da 1 a P, ok? Vado a fare la media della variabile J e lo metto in corrispondenza dell'elemento J, o meglio, questo non è neanche necessario, io posso fare una cosa del genere. Vedete? Questo e posso fare questo. Non è stato neanche necessario definirli. Vabbè, io li calcolo e li vado a piazzare nell'elemento J-esimo di medie e di sigma. Vediamo se rulla. Run, ma certo che rulla, ci mancherebbe altro. Rulla vuol dire che fa, se runna, se non dà errori. Dunque, poi. Io, okay, mi vado a contare quanti sono i missing. Allora, is missing di X con J, e questo qua come lo chiamiamo? Is miss J. Is miss J mi va a contare, mi va a fare un booleano in corrispondenza del valore mancante. Allora, conta miss sempre viene inizializzato come questo medio con questo vettore di 0, conta miss in posizione j di conta miss ho la sommatoria di is miss j, quanti sono i valori mancanti. Vediamo un po' se vi torna. Io vado a vedere is missing, un booleano che mi dice 0 e 1 per i valori mancanti per la variabile j, la somma e perciò conto quanti sono. Run, diamo conta miss, erano 0, 7, 10. Certamente, la seconda variabile aveva 7 valori mancanti, la decima variabile aveva 10 valori mancanti. Poi dopo vado a fare i quantili per la variabile j. Allora, quantile perché devo trovare i valori anomali. I valori anomali sono quelli che sono la regola del box plot, che sono superiori del terzo quartile più 1,5 alla differenza interquartile, oppure x0,25 meno 1,5 per la differenza interquartile. Allora, x che sarà questo is con j e mi vai a fare i quantili, dunque vediamo un po' com'è la chiamata quantile, A e P, ok, questo P mi dice che quantili voglio, certamente. Io voglio i quantili 0,25 e 0,75 e questo qua sarà quan j, ok, mi dai quantili 0,25, poi estremo inf j. Questo qua sarà il quan J1, il primo quartile, meno 1,5 per quan J2 meno quan J1. Quan J1. Omit none. Questo qua è l'estremo inferiore, il primo quartile meno la differenza interquartile. Poi, estremo superiore, sup j sarà il terzo quartile più 1,5 la differenza interquartile. Ok? Qua scritto in maniera efficiente, in maniera non efficiente, perché qua posso metterci già di e fare di che è la differenza interquartile, di così lo calcolo una volta sola di, e qua similmente ci vado a scrivere di, e la tonda la vado a togliere. Allora, mi vado a calcolare i quantili, che sono i quantili 25% e quantili 75%. Mi vado a fare la differenza interquartile. Estremo inferiore,
primo quantile meno 1,5 per la differenza interquartile, estremo superiore, x0,75 più 1,5 la differenza interquartile. Adesso, quanti sono le osservazioni che sono inferiori di estremo info? Quanti sono le osservazioni che sono superiori di estremo sup j? Allora, questo qua è xj senza missing, senza missing, senza missing. Cioè non metterei mai un nome così lungo, però adesso, allora, xj senza missing, questo qua, e gli dico che diventa innanzitutto uguale a xj, e poi deve xj senza missing. Tutti quelli che sono missing, tutti quelli per cui is miss j è vero, is miss j è vero, e questi diventano, li cancello. Prima is con j senza missing lo inizializzo come is con j. Poi gli dico, is con j senza missing, tutti quelli che hanno valori mancanti, tutti i casi in cui sono valori mancanti, beh, questo qua non era neanche necessario, uguale a 1. Diventano, vengono tolti. Proviamo a vedere. Se j è uguale a 3, se j è uguale a 3, perciò questo conta miss era 10. Perciò j è uguale a 3, questo qua mi prende is missing, ok, is miss j, okay, la somma is con j senza missing diventa uguale is con j. Adesso, quando gli passo queste istruzioni, is con j senza missing, è un vettore che è 30 per 1. Le 10 unità mancanti le ha cancellate. Is con j senza missing. Vediamo un po'. Is con j senza missing maggiori di estremo sub j. Questo qua è un booleano. Is con j senza missing. Quante sono quelle maggiori di estremo sub j? La somma sono il numero di outlier superiori. Out sub j. Poi out inf j, out inf j sarà la somma di is con j senza missing che sono minori di estremo inf j. Questi qua sono gli outlier inferiori. Va bene? Riuscite a leggere queste istruzioni? Is con j senza quelli che non contengono valori mancanti, questi qua, il is con j senza missing. Quanti sono le osservazioni che sono maggiori di estremo sub j? Va bene. Quanti sono quelle che sono inferiori di estremo inf j? Out sub j e out inf j. Allora, conta miss. Allora, conta out inf sempre uguale a medie e conta out sup uguale a medie, conta out sup. Queste qua saranno il numero degli outlier inferiori, queste qua saranno il numero degli outlier superiori. Conta qui. Allora, questo io lo vado a piazzare qua, dai, conta out inf j. Conta out sup j, conta out sup j, sup j, contrario, conta out sup, questo mi va a finire qua, conta out inf gli estremi inferiori, conta out sup è questo. Bene, allora vediamo un po', control A, control I per... Allora, avete capito com'è il programma? Il programma è: faccio le mie dichiarazioni, inizializzo le mie variabili. Dunque, proviamo a vedere, vado a vedere is con j senza missing, vado a contare quanti sono i missing per la variabile j, quanti sono gli outlier superiori per la variabile j, quanti sono gli outlier inferiori per la variabile j, vado a calcolare le medie sigma per la variabile j. Vediamo, magari c'è qualcosa che non va,
run Pippo Pluto, andiamo a vedere count out sup 102, count out inf, sì, certo. Bene. Allora, se scrivete un programma in 40 secondi, così, e poi fate il run e vi gira tutto perfettamente, allora vuol dire che qualcosina vedete. Quanto ci ho messo? Dai, ci ho messo un minuto e mezzo. Allora, è chiaro che ormai uno è pigro e queste 40 linee di codice non le vuole assolutamente stare a scrivere. Allora, questo è poi tutto quello che abbiamo fatto adesso e poi c'è anche nel testo, eh. Però ormai uno è pigro, ormai uno è pigro e di conseguenza vuole avere una routine e vuole chiamare una riga di codice. Questo è quello che vuol fare. Vuole chiamare read table e vuole chiamare la routine e fare tutto, avere tutto con una riga di codice. Bene, la nostra routine di FSTA MD pattern ti fa tutto. Andiamo a vederlo. Il pattern. Allora, innanzitutto ti riporta in output questo grafico. Vedete che ci sono quattro assi, eh? È tutta ben curata questa, eh? Allora, l'intestazione delle variabili, 23, come dice, numero di righe con un pattern particolari. Sono 23 le righe che non presentano missing values. Ci sono 10 righe che presentano un missing per la variabile rotte. Ci sono 7 righe che presentano un missing per la variabile ceneri. Qua il numero di variabili con missing value qua è 1 e qua è 1 questo pallino. Poi per la variabile umidità ci sono 0 missing values, per la variabile ceneri ce ne sono 7, per la variabile rotte ce ne sono 10. Vedete tutte le informazioni di ogni riga e di ogni colonna. Tutto questo poi è riportato dentro MissPat. Vedete tutti i pattern in output. 23 righe che presentano valori non mancanti per tutte e tre le variabili e il numero di missing è 0. 10 righe che presentano valori non mancanti per umidità e ceneri e mancanti per rotte. Il numero di variabili con missing value è 1, questa rotte. Il pattern 3 ci sono 7 righe che presentano valori non mancanti per umidità, non mancanti per rotti, ma mancanti per ceneri. Okay. Il numero di mancanti per ceneri sono 7, il numero di mancanti per rotti sono 10, il numero di mancanti della variabile umidità sono 0. Poi, secondo output, tmissandOut, che contiene il conteggio del numero di missing, la media, la standard deviation, i MAD e la percentuale di missing e gli outlier inferiori e superiori. Ok. Adesso, tant'è vero che adesso lo proviamo con un altro dataset di dati finanziari. Proviamo questo MD pattern, sempre due righe di codice. Diciamo close all, clear all. Dataset di dati finanziari, adesso lo andiamo a vedere, MD pattern, andiamo a vedere il dataset di dati finanziari, ok, finance, ok, questi dati qua sono i rendimenti, cioè il logaritmo del prezzo del titolo diviso il prezzo del titolo al tempo t-1, qua bisogna capire quanti sono i valori mancanti per qualsiasi variabile. Questo è un dataset molto grande, eh? Molto grande questo dataset, andiamo a vederlo, questo qua quante righe ha? Andiamo a vederlo un po' in circa 10.000 righe. Eh sì, 10.001 righe, certamente. Bene, allora in MATLAB due righe di codice. Allora, notate l'ordinamento delle variabili da sinistra verso destra. Vedete
l'ordinamento delle variabili, prima ci sono le variabili che non presentano valori mancanti, andando da sinistra verso destra il numero di valori mancanti per la variabile aumenta, vedete che va da 0 a 416, sarà il numero di valori mancanti per ciascuna variabile. Il numero di righe con dati completi quanto è? Il numero di righe che presentano dati completi. Ci sono 9.584 righe che hanno un numero di valori mancanti pari a 0. Ci sono 296 righe che hanno un numero di valori mancanti pari a 3. 3, perché sono 3 pallini, per queste 296 righe mancano i valori di Y3, Y5 e Y7. Per 116 righe mancano i valori di 5 variabili, queste. Per 4 righe mancano i valori di tutte queste 6 variabili. Ogni variabile, queste variabili Y1, Y4, Y6, sono sempre costituite da valori completi, non ci sono missi anche Y8, Y2 ne ha 120, Y9 120, fino ad arrivare a Y7 che ne ha 416. Vedete da questo grafico come c'è il quadro generale di tutto, eh? Poi i due argomenti di output e queste qua, queste informazioni la vedete direttamente. Ah, sono sempre due linee di codice. Poi c'è una parte che, vedete, parte non inserita nel libro. In questa parte si va a fare i box plot e il grafico ad istogramma nella colonna, nella seconda riga, per tutte queste variabili dei rendimenti finanziari. Poi il programma è stato scritto in maniera ge molto generale, nel senso qua c'è un K, se K è pari a 3 io lo faccio, questa finestra grafica lo faccio per le prime tre variabili, se K è pari a 6 io lo faccio per invece per le prime 6 variabili e così via. Poi calcolo dei box plot e degli istogrammi con curva normale. Qua ci metto sopra l'andamento stimato della distribuzione normale per vedere se effettivamente i dati che ho a disposizione si adeguano alla distribuzione normale. Non c'è verso che i rendimenti finanziari possano avere una distribuzione normale, tant'è vero che lo scostamento tra il grafico a istogrammi e la curva normale che ci passa sopra è molto distante. Questi grafici dove c'è l'istogramma e la sovrimposizione della curva normale si fanno chiamando la funzione istfit. Bene? Bene, questo qua l'abbiamo visto e adesso volevo invece dirvi qualcosa sui valori anomali. Finora abbiamo visto i valori anomali di tipo univariato, abbiamo considerato singolarmente ogni singola variabile e le abbiamo considerate in maniera indipendente. Adesso guardiamo un attimo questo grafico. Il punto A, vedete che il punto A non è assolutamente anomalo in X, è completamente all'interno della nuvola dei punti in X, lo vedete il punto A? Guardate il punto B. Il punto B è completamente all'interno del box plot. Quello che abbiamo fatto finora sono gli outlier di tipo univariato. Ma dobbiamo capire invece quali sono solamente le unità che sono outlier, magari univariati, ma non lo sono dal punto di vista bivariato. Andiamo a vedere allora. A è un'unità che non è outlier dal punto di vista di x, non è un outlier dal punto di vista di y, perché rimane dentro il box plot, l'unità A, però dal punto di vista bivariato, il contorno bivariato, questa è la generalizzazione del box plot univariato, cioè un contorno che contiene con elevata probabilità diciamo così, il 99% dei punti.
Andiamo a vedere l'unità C. L'unità C è sicuramente un valore anomalo univariato per x, l'unità C è un valore anomalo univariato per y, ma è anche un valore anomalo per quanto riguarda la relazione tra queste due variabili. Poi vediamo il punto D. Il punto D è nella direzione della retta che io posso tracciare. Vedete il punto D? È nella direzione della retta che io posso tracciare quando faccio il modello di regressione. Se faccio il modello di regressione, un modello di regressione robusto, ecco la retta di regressione passa qua e perciò il punto D non è assolutamente anomalo. Insomma, ci sono diversi tipi di valori anomali, questi valori anomali possono essere univariati e o bivariati ed è opportuno capire la natura di questi outlier. Allora, io ho vinto tutti il mio argomento di ricerca, sono conosciuto appunto per l'analisi di questi valori anomali. I valori anomali nel mio caso hanno fatto la mia fortuna, perché molte delle mie pubblicazioni sono sulla statistica robusta e sull'analisi dei valori anomali. E lì, qua a Parma, effettivamente siamo veramente al fronte della ricerca su questo aspetto. Tanto è vero, allora chi vuole fare un tirocinio interno e anche lì non l'ho mai detto, chi vuole fare un tirocinio presso la Commissione Europea, il centro di ricerca di Ispra che è a Varese sul Lago Maggiore, eventualmente mi contatta. In passato abbiamo già mandato degli studenti che hanno fatto lo stage alla Commissione Europea. Commissione Europea ti fanno lavorare su MATLAB, ti fanno lavorare su tutte queste cose, perché alla Commissione Europea, dove noi abbiamo contatti, loro sono pagati per trovare gli outlier, perché gli outlier in questo caso sono osservazioni che sono potenzialmente fraudolente, sono osservazioni di transazioni di commerci internazionali sospette. Poi, invece, chi vuole fare invece un tirocinio presso, adesso c'è un'azienda di Fiorano, loro sono interessati a assumere dei tirocinanti sempre a lavorare. Adesso la loro priorità appunto è determinare il prezzo ottimo delle piastrelle con tutti gli sconvolgimenti del mercato del gas. Anche lì chi è interessato eventualmente me lo dice, perché loro sono interessati ad assumere tirocinanti nel breve termine. Sono già andati anche in passato, gli studenti si sono trovati molto bene. Dunque. Allora, semplicemente volevo farvi vedere questo tipo di outliers, solamente 3 minuti, per dirvi come si generano questi dati. Vedete, qua i dati li genero dei valori dalla distribuzione uniforme con intervallo meno 20-80. Di conseguenza, se faccio l'istogramma di questo x, ho... Andiamo bene, facciamo histogram di x. Ho generato dati dalla distribuzione uniforme tra meno 20 e 80. Ogni classe dovrebbe avere più o meno la stessa probabilità. Poi a questo punto io genero intercetto e pendenza della retta. Allora, se io faccio, vedete, a più b per x, genero i dati x e y, a più b per x. E plot di facciamo lo scatter di x virgola y, eccolo qua ho i dati x e i dati y sono stati generati da a più b per x, relazione perfetta. Invece dico no, i dati li generi da un modello di regressione, un modello dove c'è a più b per x più un disturbo gaussiano più questo Rand n per sig. Andiamo a vedere questo. Allora, facciamo adesso lo scatter di xy. Ecco, vedete che i punti non sono esattamente lungo la retta? Ok, poi dopo se vado a fare ls line, qua ci metto la mia retta di regressione stimata, la retta di regressione che passa in mezzo a questi punti. Bene, a tutti questi punti io aggiungo dei nuovi punti A, B, C, D. ABCD, insomma, definisco questi extra points ABCD. ABCD li vado ad aggiungere e a questo punto faccio il mio scatterbox plot.
qua. Vedete che ho generato questi punti anomali nelle, per vedere i diversi punti che sono solamente anomali in x oppure anomali in y e così via. E ci metto il testo. E ci metto qua il testo, ABCD. Bene, dopo che a questo punto ci vado a mettere il testo e poi ci vado a piazzare anche il box plot bivariato. Ci vado a piazzare anche il box plot bivariato sopra. Eccolo qua. Questo è come si compongono tutti i diversi elementi del grafico. Del box plot bivariato c'è un contorno robusto, il 50% dei valori centrali, che corrisponde alla scatola del box plot univariato. Poi c'è questo invece questo contorno esterno, un intervallo di confidenza che contiene asintoticamente il 99% dei valori. Va bene, ragazzi.